Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera, benvenuti ad ETG. In apertura torniamo sul caso degli operatori presumibilmente rimasti intossicati, operatori del 118 di Bologna. Quello che è certo è che hanno accusato malesseri e strani malori nei mesi scorsi. Si tratta in particolare di 7 operatori, appunto, del 118 di Bologna, che hanno avvertito sospetti malori, come dicevamo, forse per un'intossicazione. Questa potrebbe essere l'ipotesi negli ultimi mesi, ma un'intossicazione forse indotta, non si sa, si indaga. L'AUSL di sicuro vuole vederci chiaro, per questo il direttore generale Paolo Bordon spiega oggi di essersi rivolto alla Procura della Repubblica dopo che gli accertamenti ambientali avevano dato esito negativo, quindi non c'erano elementi, diciamo così, strutturali che potessero indurre questo tipo di reazioni negli operatori. E forse allora una mano terza ha somministrato sostanze. I malesseri hanno riguardato anche elicotteristi, ma per fortuna non durante la fase di volo. Di tutto questo ha parlato questa mattina Paolo Bordon, risentiamolo. Ma noi abbiamo fatto delle indagini di tipo ambientale all'interno della struttura. Queste indagini hanno dato degli esiti negativi rispetto a possibili fonti di inquinamento, per cui abbiamo investito del problema la procura per eventualmente accertare altro tipo di problemi. Quindi noi non facciamo ipotesi rispetto a quello che è successo. Certamente non è un momento facile, nel senso che ci sono stati 7 episodi nell'arco di poco tempo, creando inquietudini in quegli operatori che svolgono una funzione strategica, per cui abbiamo convenuto che debba essere fatto un approfondimento che esce dalla sfera, dal nostro raggio di azione e di competenze, e abbiamo investito del tema alla Procura della Repubblica di Bologna. Sì, per fortuna non ci sono stati episodi che riguardano personale durante la fase, diciamo, del volo, ma ci sono stati dei malesseri che sono oggetto di indagine, quindi io non posso, non so dire altro sul tema, perché in questo momento ci sono delle indagini in corso ed è giusto che chi fa questo mestiere alla nostra fiducia ci aiuti a risolvere nel più breve tempo possibile questo problema. Noi riteniamo di stare vicino in questo momento a quel team che prova uno stato di inquietudine, di agitazione molto comprensibile, perché non si sente tranquilla, perché gli episodi, l'ultimo è successo pochi giorni fa, quindi insomma abbiamo bisogno di portare tranquillità, ma soprattutto capire fino in fondo che cosa è successo. E proprio a Bordon ha parlato questa mattina a margine di un'inaugurazione importante, quella del primo CAU, Centro di Assistenza per le Urgenze della provincia di Bologna, che si trova a Budrio. La struttura, disposta su 3 ambulatori, vede al lavoro 2 medici della continuità assistenziale, affiancati per il primo mese da un medico del pronto soccorso e dalle infermiere. Quella dei CAU, ha osservato appunto Bordon, è una sfida importante. Sentiamo. È una sfida importante, un cambiamento sicuramente importante. Crediamo che alla fine è un rafforzamento dei nostri livelli di assistenza in questa struttura, anche perché si tratta di un investimento in termini di formazione su giovani medici che lavoreranno qui e poi lavoreranno anche negli altri CAU della nostra azienda, giovani medici che sono anche la miglior garanzia di investimento per il futuro di queste comunità. Stamattina siamo partiti alle 8 con i primi casi, che sono stati gestiti come ci aspettavamo, secondo le procedure concordate. Il compito del CAU è gestire la bassa complessità, quindi non certamente i casi gravi, perché i casi gravi sono presi in carico dal 118 anche per il tramite del CAU qualora dovesse essere necessario. Qui la gente arriva con le proprie gambe,
quindi deve essere autonoma nell'invio e deve, l'obiettivo è dare una risposta completa, chiusa, nel giro di poco tempo. No? Quindi oggi abbiamo visto che i primi cittadini che hanno avuto accesso a questa struttura nell'arco di 10 minuti massimo di attesa hanno avuto una risposta completa, hanno chiuso il loro percorso clinico. Con questo modello organizzativo speriamo di detendere la pressione sui grandi ospedali per questo tipo di patologie, che ripeto sono di bassa complessità. Cambiamo argomento. È trascorsa senza particolari emergenze la notte di Halloween in zona universitaria a Bologna. Si temevano problemi dovuti alla mala movida, ma il dispositivo messo in campo dal comune, in particolare in piazza Aldrovandi, ha garantito uno svolgimento senza situazioni critiche. Comunque ancora tutto da risolvere, il problema della mala movida, afferma Giuseppe Sisti, presidente del comitato Via Petroni e dintorni. Vediamo. Una notte di Halloween trascorsa in relativa tranquillità in zona universitaria, nel senso che non si sono verificate particolari emergenze, anche se la situazione resta molto critica. Tra Piazza Verdi, Via Petroni e Piazza Aldrovandi erano migliaia i giovani che hanno festeggiato, con conseguente caos fino alle prime ore del mattino. Il dispositivo messo in campo dal comune per rendere più vivibile la notte, in particolare con gli accessi contingentati in Piazza Aldrovandi, ha evitato maggiori problemi. Carabinieri e polizia hanno presidiato la zona in un servizio interforze per garantire una cornice di sicurezza dell'area e senza rilevare particolari criticità. È però necessario, evidenziano i comitati cittadini del centro storico, dare risposte definitive al problema della mala movida. Ci chiedono tutti com'è andata la nottata e noi cosa possiamo rispondere? È andata come previsto. L'idea abbastanza singolare di voler presidiare una piccola parte della città in modo massiccio, transenando gli spazi e lasciare tutto il resto a se stesso, ha dato i frutti che abbiamo visto tutti. Ma al di là dell'eccezionalità di questa nottata, perché vabbè, era Halloween e quindi ci si poteva aspettare una situazione del genere, quello che a noi preoccupa più di tutti è il futuro, perché ci rendiamo conto che non c'è un'idea, una strategia strutturata su come affrontare il problema della notte in questa città. L'idea generale che si ha di questa città non è che la città sia fatta per essere abitata dai cittadini, dai residenti, ma che deve essere consumata in modo sfacciato, in modo irrispettoso. Questo ci preoccupa, il nostro futuro, perché se non vengono messe in campo idee valide, chiare, su come la gente deve comportarsi la notte, quali sono i limiti, quali sono i compiti, quali sono i doveri, le regole da rispettare, questo è importante, se no la città sarà quello che è in questo momento, una città invivibile, e noi questo non l'accettiamo più, non siamo più disposti a tollerare questa situazione. È una situazione sempre più di degrado che viene registrata nel giardino San Leonardo, in piena zona universitaria a Bologna, accanto alla John Hopkins University, divenuto da tempo ritrovo di tossicodipendenti, spacciatori e balordi. La scorsa notte l'ennesima emergenza con la richiesta di aiuto da parte di una tossicodipendente che poi ha iniziato a lanciare bottiglie contro le finestre delle abitazioni prima di allontanarsi. Secondo una testimonianza si tratta di una tossicodipendente che tutte le sere, nonostante il cancello chiuso, accede al giardino scavalcando il muro, salendo sulle macchine parcheggiate. La scorsa notte sul posto sono intervenuti i carabinieri. E sempre a questo proposito, sul tema della mala movida e sulla serata di ieri, con un comunicato il Comune di Bologna giudica positivamente la sperimentazione su Piazza Aldrovandi senza vetro e ad accesso controllato. Il massimo della capienza si è raggiunto tra mezzanotte e l'una, con circa 600 persone, scese a circa 300 all'1:15 e a 200 all'1:45. La vice sindaca Emily Clancy, che vediamo, plaude poi ai nuovi bus notturni. Con questa iniziativa abbiamo voluto incentivare la mobilità sostenibile e il policentrismo dei luoghi del divertimento notturno, dice Clancy, decongestionando il centro storico e lavorando sull'impatto ambientale del divertimento, con un'azione positiva di grande successo circa la riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento al vetro. Queste misure sperimentali rientrano nella più ampia strategia del piano della notte, prosegue la vice sindaca. Lo strumento, di cui il Comune di Bologna, primo in Italia, ha deciso di dotarsi per affrontare le sfide di città sempre più H24 e gestire la vita notturna integrando gli aspetti culturali, sociali
sociale, economico, di vivibilità e sicurezza, con l'obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e di tutti, conclude Clancy. Passiamo da Halloween a Ognissanti, evidentemente. L'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, torna a parlare di guerra. Lo ha fatto ieri sera a margine della processione, la vigilia di Ognissanti. Gli uomini diventano terribili quando dimenticano Dio o si sentono Dio, ha detto il cardinale, già in prima linea per la pace in Ucraina e con uno sguardo evidentemente anche al Medio Oriente. Vediamo. Non bisogna mai accettare la guerra né la logica della guerra. Questo è il messaggio del cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che ha guidato l'ormai tradizionale processione di Ognissanti, insieme a molti fedeli, dalla chiesa della Sacra Famiglia in via Irma Bandiera fino a quella di San Girolamo della Certosa, all'interno del più famoso cimitero bolognese. E quando pensiamo al Signore, pensiamo sempre alla terra. Il Signore ci aiuta a capire bene la nostra vita, a capire i veri inferni che già incontriamo qui e che ci creiamo proprio perché ci dimentichiamo di Dio. Gli uomini diventano terribili quando si sentono Dio, quando dimenticano Dio e anche i suoi comandamenti, di cui il primo è anche non uccidere, quello che non è il primo, quello che oggi si impone per la sua tragicità. E quindi riflettere sulla santità a cui siamo chiamati e che il Signore ci affida per illuminare un mondo pieno di tenebre, e riflettere anche sul limite della vita ci deve rendere tutti più consapevoli. Pregare insieme ci aiuta a intercedere per la pace e a non accettare mai la guerra e la logica della guerra, e quindi non esserne mai complici. Nel giorno dedicato ai defunti, il cardinal Zuppi celebrerà alle 11 la Santa Messa, sempre all'interno di San Girolamo della Certosa, mentre alle 9.30 Monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità, presiederà quella nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale. Monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale per l'amministrazione, sarà infine alle 9 a celebrare la liturgia per i caduti delle forze armate nella Basilica di Santo Stefano. Oggi e domani, dunque, giorni in cui i bolognesi si recano nei cimiteri per portare fiori, per rendere omaggio ai propri cari defunti. Ebbene, il prezzo dei fiori qui in Certosa, nonostante le guerre in atto, è rimasto invariato, lo dice Luca Doristano, presidente di Federfiori Bologna. Vediamo. Le guerre e l'inflazione hanno aumentato i prezzi in quasi tutti i settori merceologici, anche quello floreale non è esente. In questi giorni di particolare festività la sottolineatura è evidente, ma attorno al cimitero La Certosa di Bologna di certo non si parla, come accaduto nel passato anche recente, di caro fiori. A spiegarlo è Luca Doristano, presidente Federfiori di Bologna. Quest'anno non sono stati applicati da parte dei commercianti nel mondo cimitero, cioè qui vicino al cimitero, non sono stati aumentati i prezzi, sono stati mantenuti gli stessi che ormai da 3 anni facciamo alla clientela. Tutto quello che è avvenuto dalla produzione, purtroppo dovuto chiaramente alla creazione delle piante dei fiori, perché l'acqua, la luce, il riscaldamento per tenere le piante piuttosto che gli impianti di aerazione ovviamente incidono, quei piccoli aumenti che hanno dovuto obbligatoriamente fare i produttori li abbiamo assorbiti noi come commercianti, quindi i prezzi sono 3 anni che sono invariati. Il crisantemo è il fiore per eccellenza in questo periodo qui, è il suo del periodo, diciamo, però ci sono altri fiori che le vengono e che vengono richiesti? Assolutamente sì, allora il crisantemo in Italia culturalmente è il fiore che viene utilizzato per le commemorazioni di Ognissanti dei morti, però va ricordato che il crisantemo nel linguaggio dei fiori è il fiore della felicità, e nei paesi asiatici tipo il Giappone è un fiore veramente allegro. Altri fiori purtroppo fuori stagione viene richiesto molto lo statice, è un prodotto che dal suo nome estatice si utilizza d'estate, perché è un fiore che si mette senza acqua, si secca con il caldo, non va bene con l'umidità e con la pioggia e col bagnato, però molti lo mettono perché pensano che duri di più e quindi pensano di, cioè magari venendo qualche volta in meno, di avere dei fiori in ordine sulla propria tomba, però non è il fiore più indicato in questo periodo.
Per la giornata di domani, giovedì 2 novembre, sulla base delle previsioni dell'ARPA e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso un'allerta meteo arancione, in quanto si prevedono precipitazioni intense e persistenti anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e dal pomeriggio sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2 e diffusi fenomeni di erosione spondale. Si prevede, inoltre, per tutta la giornata un forte vento su tutte le aree dei rilievi, sulla pianura occidentale e sul mare. La cronaca avrebbe puntato un coltello alla pancia di un 12enne intimandogli di tirare fuori i soldi in suo possesso e consegnarglieli. Protagonista della vicenda un 13enne denunciato dai carabinieri di Marmorta nel Bolognese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorelli di Bologna con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono alla sera del 27 ottobre quando il padre di un 12enne si è presentato dai militari per denunciare una rapina a mano armata subita dal figlio nei pressi di un esercizio pubblico mentre si trovava in compagnia di 3 suoi amici. In particolare il padre del ragazzino ha raccontato come il figlio fosse stato avvicinato da un altro adolescente che gli aveva puntato un coltello sulla pancia intimandogli di consegnargli dei soldi. Impaurito il 12enne ha consegnato all'aggressore il suo borsellino che conteneva pochi spiccioli e uno dei suoi amici ha offerto altre monete al ragazzo armato che poi si è dato alla fuga. Grazie alle testimonianze raccolte i carabinieri sono risaliti all'identità del presunto aggressore, un 13enne poi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale appunto per i minorenni di Bologna. Cambiamo argomento, passiamo adesso al calcio per parlare della vittoria del Bologna ieri sera al Dall'Ara in Coppa Italia, 2-0 al Verona eliminato, i rossoblu così accedono agli ottavi di finale dove incontreranno l'Inter. Sentiamo Luca Pincherle. E con questa sono 10, lungo filotto di risultati utili consecutivi per il Bologna Mottiano che con qualche rotazione dei titolari aggiunge anche il passaggio del turno in Coppa. 2-0 soft contro l'Hellas nei sedicesimi per meritarsi l'Inter a San Siro il 20 di dicembre e raccogliere l'applauso dei non previsti 11.000 del Dall'Ara nella sera di Halloween. Un solo sbaglio da horror nella serata del Bologna che ha rischiato di mandare in vantaggio alla mezz'ora il Verona con un bel pisolino di Christiansen. Servito l'assist a Juanma Cruz, figlio d'arte dell'ex Bologna Julio Ricardo, talento diverso dal papà, a porta vuota, soltanto palo. Salvato Ravaglia, titolare al posto di Skorupski, poi a tranquillizzare tutti, ci pensa Moro al 41esimo. Coppola si scorda che la notte di Halloween si traveste da Babbo Natale, regalo solo da scartare per il croato Moro che sblocca una gara spigolosa con un bel tiro. Nel secondo tempo c'è gloria anche per l'altro figlio d'arte, Sidney van Hooijdonk, che raddoppia con la specialità della casa. Il bomber olandese è un asso dei gol sporchi e alla prima occasione insegna all'amico Sirkse che esistono anche i gol brutti. Nel finale il piccolo Urbanski propizia un'espulsione mandando in porta Fabian, che nella notte delle maschere si è messo quella di Ferguson. Espulso Serdar dall'Hellas e vittoria comoda per il Bologna, 2-0 che fa sorridere tutti, turno passato e venerdì sera di nuovo al Dall'Ara contro la Lazio. Prima di chiudere la nostra programmazione, questa sera alle 21 andrà in onda Insieme in Sanità, il nostro approfondimento settimanale sul mondo della sanità emiliano-romagnola. Dall'ISNB, l'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, parleremo della presa in carico e del percorso di cura dei pazienti in età pediatrica, senza dimenticare le loro famiglie. Appuntamento quindi questa sera alle 21 su ETV con Insieme in Sanità. Questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.